L'accusa è grave, perciò è bene far luce sulla presunta ombra di pedofilia su Monsignor Ladaria, prefetto da 2 giorni della Congregazione per la Dottrina della Fede. I fatti, anzitutto, rispolverati oggi dalla Repubblica, un sacerdote della zona di Foggia, Orionino, ridotto 5 anni fa allo stato laicale dopo un processo canonico con un decreto a firma Leveda e Ladaria, cioè prefetto e segretario nel 2012 del dicastero cui sono riservati i processi per i cosiddetti delicta reservata, che dal 2001 comprendono anche la pedofilia del clero. Gianni Trotta, non più don, allenatore di piccoli calciatori, commette ancora altri abusi in 2 paesini del Foggiano, per i quali ora sconta 8 anni di carcere e affronterà ancora altri processi. Se si fosse saputo che era un pedofilo e perciò non più prete, almeno gli ultimi abusi potevano essere prevenuti e la rabbiosa ma sacrosanta lamentela sulla bocca ora di tutti, cui fanno eco Fittipaldi e Foschini, con un pezzo che accusa anche Ladaria di aver imposto lui il silenzio in quel 2012 sul caso Trotta. Vero è che i processi canonici e le loro sentenze sono soggetti al segreto, che però non esclude l'obbligo morale da parte del vescovo o del superiore del reo di segnalare rischi che costui reiteri i suoi delitti. Perciò, a voler proprio rispolverare la triste vicenda, bisogna approfondire di più cosa successe a Foggia e dintorni, anche se sbattere il Vaticano in prima pagina con pedofilia bene in evidenza, si sa, fa molto più rumore.